Le malattie della tiroide sono ancora troppo frequenti in Italia, quello che noi vogliamo è cercare di prevenirle, soprattutto il gozzo e i suoi noduli. Si stima che ci sono almeno 10 milioni di persone che in Italia hanno dei disturbi della tiroide, quindi un numero assolutamente troppo alto, praticamente ogni famiglia ha nel suo seno qualcuno che ha un problema della tiroide. La malattia più frequente, oltre al gozzo, è l'ipotiroidismo. L'ipotiroidismo è malattia che deve essere riconosciuta soprattutto nella fase fertile della donna, perché se presente deve essere trattato in maniera corretta.